minuto con Padre Pio dinanzi alla cella numero 1 di Padre Pio da Pietrelcina. La croce è sempre pronta e ti aspetta dovunque. Dinanzi a questa porta, perché oggi vogliamo raccontarvi quello che accadde nel 1960, ecco, proprio in questo corridoio, è accaduto proprio qui. Venne incaricato dal cardinale Ottaviani, Monsignor Mario Crovini, per venire qui e fare una sorta di investigazione, una vera e propria investigazione nei confronti di Padre Pio, della Casa Sollievo, soprattutto anche sul commendatore Angelo Battisti. Ma non vogliamo raccontarvi quello che accadde, vogliamo raccontare l'episodio che è accaduto proprio qui e che di cui parla Monsignor Mario Crovini, da cui è emerso anche un giudizio positivo sul commendatore Angelo Battisti. Ecco, lui ebbe modo di stare qui a San Giovanni Rotondo. In un certo senso non volle utilizzare questa presenza, tra virgolette, dominante, come un vero e proprio investigatore. Infatti venne qui fingendosi malato per fare degli accertamenti alla Casa Sollievo della Sofferenza. Infatti stette a Casa Sollievo della Sofferenza per fare una serie di accertamenti. Io avevo un padre che veniva da Roma, ma aveva un incarico importante, indagare, da parte del cardinale Ottaviani, ed ebbe modo di raccontare un episodio che si verificò in questo corridoio. 24 aprile 1960, lui era nella cella di Padre Pio, proprio perché da questo luogo assistette ad un momento significativo. C'erano una serie di persone che aspettavano Padre Pio che uscisse, quindi possiamo immaginare una serie di persone, tra virgolette, raccomandate da frati, da amici, da figli spirituali, per chiedere qualcosa a Padre Pio. Infatti tra questi c'era un colonnello delle forze armate e c'era anche un cappellano insieme, ecco, che accompagnava il colonnello. Padre Pio, arrivato qui, scrive Crovini, non gli diede la mano subito, gli baciò la mano al colonnello, sì, si inginocchiò, ma al cappellano non gli diede la mano. Infatti Crovini, che era accanto, gli disse: non merita, e lo lasciò perdere, andò via. E poi, parlando ancora, lì c'è una persona che ha bisogno di me. Fece questo con passo svelto, disse Crovini, arrivò fin qua, alla fine del corridoio c'era un uomo che in lacrime lo attendeva. E gli disse, mettendogli il braccio al collo, disse: stai tranquillo, tuo figlio guarirà, torna a casa, tranquillo, non piangere più. Beh, sono due episodi, quello del cappellano, quello di quest'uomo, che Crovini volle avere una certezza su quello che era accaduto dopo. Infatti chiese a Battisti di fornirgli indicazioni su quello che era accaduto a queste due persone dopo un mese. Cosa era accaduto? Che il cappellano, dopo che Padre Pio lo, tra virgolette, lo cacciò, tornò convertito qui a San Giovanni Rotondo e si confessò da Padre Pio. Mentre per quell'uomo in realtà tornò a casa sua e suo figlio era guarito.